Ma buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Doppia Frizione. Siamo qui con questo nuovo format, visto che oggi sono andato all'Automoto Retro e mi è venuto in mente questo nuovo format da fare che chiameremo Recensioni Eventi Automobilistici REA. E parleremo di tutto ciò che ho fatto ed è successo a questo evento. Questa volta non sono riuscito a vloggare barra a fare tanti video perché c'era più da far foto che video. Però è stato un bel evento, diremo un po' di cose pro e contro dell'evento. E direi che possiamo incominciare dicendo che i biglietti erano a un prezzo praticamente stracciato, perché 14 euro online e 13 arrivando lì all'evento è una cosa perfetta per quello che ho visto io. Cioè, andando sempre ad eventi automobilistici, 14 euro è veramente niente. Un'altra nota positiva è che c'erano molti eventi nel circuito che hanno fatto lì a Lingotto, gare di quad da drift, cioè non so come, è una nuova specialità quanto ho capito, no? Sono dei quad ribassati con le gomme slick, così possono derapare, possono divertirsi un po' invece che i quad normali che vanno su per le colline. Poi c'erano i motard che giravano, c'era anche una pista interna per i trial con ostacoli eccetera. C'erano i Land Rover Experience, del tipo quelli che facevano tipo le rampe gigantesche, andavano da una parte all'altra. E in più vicino ancora al tracciato c'era una pista da mountain bike, che erano lì dei nuovi modelli di mountain bike, io non lo so, non ne capisco molto. Comunque c'erano tante persone che andavano a provare il mountain bike e andavano a fare questo giro in mezzo alle salite e discese. Poi c'era il drifting, che occupava diciamo gli spazi vuoti dell'evento. C'era Graziano Rossi, c'era tante persone che venivano dal mondo del drifting, proprio non privati eccetera. Poi c'era il rally con Scandola, c'era Perico, c'era Bosca. C'erano tanti big, diciamo, del settore rally. E c'era la mia auto preferita, la Lancia Delta Integrale, tipo 5 macchine del genere, una 037, che hanno girato per un bel po' per far vedere doti di tutti i piloti. Oltre ai Delta c'era Lancer Evo 6, che credo di essere entrato nel Walhalla appena fatto un giro. Probabilmente nell'editing metterò qualche video qui e lì, ma comunque alla fine video metterò un po' di tutto, un po' di tutto quello che è successo, senza il mio commento. Continuando a parlare delle parti positive, ce ne sono un mucchio, è che questo evento era gigantesco. Io ci ho messo 3 ore e mezza solo a girarmi i padiglioni. Ovviamente perché io sono un malato di auto e quindi voglio sapere quello, quell'altro, quest'altro. E quindi c'erano veramente un botto di auto, un botto di padiglioni. C'era il padiglione che si chiamava Oval, che era rappresentato dai Tuning e dal Rally. C'era il padiglione 3, mi sembra. Sì, era il padiglione 3, comunque, che era basato completamente sui ricambi moto e auto d'epoca, anche collezionismo, tipo adesivi o robe del genere. E l'1 e 2 per la vendita e la pubblicità di auto, comunque, perché c'erano anche magari le carrozzerie che mettevano lì la macchina solo per far vedere come magari si faceva a fare quella specifica verniciatura. In più io sono andato lì con 3 scopi alla fine: divertirmi, e ci sono riuscito, trovare dei ricambi, cioè dei ricambi, delle modifiche da fare al Clio, e ci sono riuscito, e comprare una macchina, sì, diciamo così, e anche questo sono riuscito. Cioè io cercavo un Williams 16 valvole, non c'era, peccato, perché proprio ci sono rimasto veramente male, perché io ero sicuro che un Williams l'avrei trovato. No, non l'ho trovato. Comunque ho trovato un degno sostituto, non come Williams, e ci sto lavorando per portarmelo a casa. Una delle note negative che
non hanno spammato, diciamo, bene il tutto, perché c'era Andreucci in uno stand e io ho fatto la foto, ma sono passato lì per caso, perché nello stand ci rimaneva tipo un'ora su nove. E io sono passato lì quella mezz'ora che era lì e mi sono fatto fare la foto, che potrete trovare su Instagram. La seconda nota negativa, che è personale, che Torino è una città di me, perché ci sono persone che fanno io ho rischiato 3 incidenti per tornare a casa e per andare a Lingotto. Un altro aspetto negativo è l'arrivare a Lingotto Fiere, perché è in mezzo, praticamente, non proprio in mezzo, però è nella secondaria della città, quindi ci metti veramente tanto ad arrivare fino lì e non è facile, soprattutto con il traffico che c'è a Torino. Però quello lì è comunque una roba personale mia, perché con le grandi città proprio non ci vado. La giornata è praticamente iniziata alle 8:30, quando sono andato a prendere un mio amico per andare a Torino. Siamo arrivati qui più o meno alle 9:30, tutto con calma, a parte qualche incidente mancato per un soffio. E siamo entrati, ci siamo fatti il giro nel tuning e poi siamo andati a vedere i ricambi, siamo andati a vedere le macchine, eccetera. Più o meno a luna siamo usciti a vedere gli eventi, c'era un boato di gente, ce n'era tantissima, non riuscivo quasi a vedere il tracciato da quanta gente c'era. Forse questa qui è un'altra nota negativa, magari distribuire meglio le persone, perché erano tutte in una parte del tracciato e l'altra parte del tracciato era praticamente vuota. Infatti io sono andato lì a registrare. E infine siamo andati a farci un altro giro, perché erano tipo le 4, io volevo cercare, come ho già detto, la macchina. Ho trovato la macchina, ho parlato con il venditore e ci siamo messi d'accordo che questa settimana vado a vedere la macchina. C'erano ovviamente i ristoranti ovunque per il circuito, per i stand, eccetera. Non posso dire niente sul ristoro, non posso dire niente sulle condizioni igieniche dei bagni, perché erano perfette, non ho mai visto dei bagni così puliti. Praticamente erano a pulire i bagni ogni 20 minuti, da quanto ho capito. La cosa può finire qui. È stato il primo evento dell'anno ed è andata molto bene la cosa, perché le note positive sono molte e le note negative sono personali mie, perché Torino è una città di me. E direi che è andata molto bene. Io adesso vi lascio ai video che ho fatto, diciamo 2 o 3 minuti di video, e ci vediamo martedì con Doppia Frizione Reaction. Yeah.
eccoci. Dare.
schiammone incredibile.